Ciao ragazze, bentornate sul canale. Allora, oggi un bel video haul di acquisti fatti prevalentemente al mercato, però qualcosina anche in un negozio. Quindi ve li volevo mostrare anche per darvi qualche dritta. Insomma, in base a quello che ho visto, dirvi un po' qualche trend che si userà un po' per quest'estate, in base alle cose che comunque ho visto. Non ho fatto ancora giri nei miei negozi preferiti di catena, quindi spero di andarci presto, però vi volevo mostrare appunto queste cosettine qui. Allora, iniziamo dalla magliettina, visto che l'ho indossata, con queste labbra, vedete, con tutte le scritte dei giorni della settimana, quindi in base al giorno, cioè, ci sono delle labbra, molto carina. Presa da OVS, 9,95 l'ho pagata. Da OVS ci sono tante t-shirt carine così bianche, prevalentemente bianche, ma anche di altro genere, molto carine, che costano poco e comunque sono versatili per l'estate, li puoi abbinare un po' ovunque. E ho preso appunto questa qui e anche, ne ho prese due, e anche questa a righe che mi piace molto, bianca e nera con la scritta l'hashtag weekend. Quindi questa è veramente figa. Scusate, quindi molto carina anche questa sì, 9,99. Questa ancora non l'ho indossata. Quindi se date un salto, ce ne sono altre di davvero carine. Poi quindi queste due da OVS, dal mercato. Il mercato è sempre la mia fonte di ispirazione perché appunto è secondo me il posto ideale per fare acquisti low cost. Si trovano cose veramente carine. Ovviamente ci sono anche robe un po' così che lasciano il tempo che trovano, però ci sono delle cose veramente carine. La cosa importante è comunque conoscere i venditori giusti e quindi sapere un po' dove andare a mettere le mani. Quindi, da uno dei miei venditori appunto preferiti, ho preso sempre due t-shirt. T-shirt Mania. Questa nera, così, col pizzo che appunto va sul décolleté. Questa è un po', diciamo, più elegantina, anche se adesso, ripeto, non esiste più l'elegante, lo sportivo, un po' si va un po' così come va il vento. Nera, così semplice, a manica corta, ovviamente, quindi da usare comunque anche sotto una giacca. Diciamo molto versatile, appunto. L'ho presa nera. Di solito io l'estate indosso pochissimo il nero perché mi piace molto vestire, appunto, bello colorato. Però questa magliettina mi piaceva proprio nera, quindi l'ho voluta prendere nera. Anche perché poi va a finire che mi serve la magliettina nera e non ce l'ho, quindi l'ho voluta prendere apposta. E poi questa bianca, bianca per me, il bianco per me è il colore top delle t-shirt, perché secondo me sono le più belle. Questa qui, che ho già indossato, vedete, fa la manica così con due volant, c'è scritto Glam e fa appunto questa manina con questa rosa. Molto carina, vedete, un po' più lunga dietro, più corta avanti, però io l'ho indossata con un jeans più a vita alta e l'ho inserita nei jeans, quindi anche bella indossata all'interno dei jeans. Quindi questa qui, queste non ricordo comunque, però tutte più o meno sulle 10 euro questi prezzi qui. Poi, visto che ce l'ho in mano e sto continuando a giocarci, vi faccio vedere il primo costume dell'anno, preso appunto al mercato per soli 8 euro. In realtà io al mercato sì, do sempre un'occhiata da questo venditore che vende anche costumi in questo periodo e molte volte ne ho comprati di diversi e mi sono anche trovata bene, tra l'altro, sono di ottima qualità. Ed è la parte di sopra è questa bella fascia così incrociata, ovviamente con la coppa, così in questo bluette molto intenso. Puff! Questo bluette è la parte
parte di sotto è questo slip brasiliano. Io uso rigorosamente il brasiliano, così in questa fantasia molto estiva, vedete? La cosa che mi piace comunque di questi costumi è che si possono combinare tra di loro, quindi se prendiamo questo costume qui, io qui sotto ci posso abbinare comunque un altro slip di un'altra fantasia che richiama il bluette, stessa identica cosa per il pezzo di sotto. Posso abbinare comunque un sopra giallo, fucsia, verdino, quindi si possono comunque combinare, infatti questo qui ho già. Posso combinarlo con altri costumi che ho. Questo pagato, ripeto, 8 euro, quindi sono buoni. E poi comunque ragazze, quando magari diventa vecchio, anche dopo un paio d'anni che l'abbiamo utilizzato, si getta via, non ci dispiace comunque. L'anno scorso invece ne ho presi due che li ho pagati un pochettino, un po' di più. Però chi se ne frega, ripeto, io quando trovo la cosa che mi piace e che comunque rientra nel mio budget di spesa, io l'acquisto. Quindi non mi frega niente, non mi frega niente. Allora, per 10 euro questa camicettina ho preso in questo stile un po' beau chic che si è utilizzato molto l'anno scorso, ma che ritorna comunque anche quest'anno, quindi lo stile beau chic, Coachella Festival, un po' questo genere figli dei fiori, un po' riadattati diciamo al mondo d'oggi, ecco, quindi un po' rivisitato. A me piace tantissimo, se ricordate l'anno scorso avevo comprato i sandaletti con i pompon, le nappine che ho adorato tanto, ho preso appunto questa camicettina bianca. Vedete così arricciata qui sul décolleté con il laccettino che finisce con le nappine, la manica larga, vedete, molto carina, che termina appunto con questi fiori e questi occhielli e poi appunto finisce così, vedete, anche i fiori a metà. È molto molto carina, mi piacciono tanti, a me questo stile mi piace molto. Devo trovare però una cosa da abbinare sotto, quindi uno shorts magari molto molto carino, anche in jeans, devo un po' girare e trovarlo, però questa è davvero carina, molto fresca secondo me, anche se ha una manica a tre quarti, è molto fresca da usare anche nelle serate estive, un po' più se c'è un po' di vento. Ci sta benissimo, quindi molto fresche, molto così, molto free, dico io, molto free l'estate, questo abbigliamento molto molto tranquillo, molto libero. A me piace tantissimo comunque mettere dei capi belli freschi, belli liberi. Poi ho preso questo gilet, sono ritornati i gilet anche l'anno scorso. L'anno scorso ne avevo presi un paio con le frange che mi piacciono tantissimo. Adesso, quest'anno ho preso questo in jeans, però lungo, vedete, tipo vestito. In realtà io ho detto quasi quasi, se lo abbottono, mi arriva proprio preciso da utilizzare come abito, però no, in realtà è un po' troppo corto. Quindi è questo appunto, gilet appunto in jeans, ripeto, con degli strappi un po' qui e lì, queste perline. Molto carino secondo me, ovviamente da mettere. Io l'ho provato con cosa l'ho provato che non ricordo, con un abito lungo, però non mi piaceva sinceramente, perché comunque abito lungo, gilet lungo, secondo me non ci azzecca niente perché troppa roba lunga, quindi con un abito lungo poi ci ho abbinato un gilet corto. Invece questo appunto abbinato con un bel vestitino bello corto e questo sopra secondo me ci sta veramente bene. Quindi è un accessorio secondo me bello e particolare da abbinare un po' come si vuole. Questo ho pagato 15 euro, quindi mi è sembrato un buon prezzo perché comunque ce n'è di roba, voglio dire, ce n'è di jeans, quindi per 15 euro mi è piaciuto e l'ho voluto prendere. Poi, ultime due cose, sono due vestiti lunghi. Allora, li ho lavati, quindi li vedrete un po' aggrinziti perché non ho avuto tempo per stirarli.
Sono due abiti lunghi con spacchi laterali, quindi molto freschi, proprio per arrivare l'aria fresca sotto le gambe, ragazze, così stiamo belle fresche. Da usare, si possono usare in spiaggia, si possono usare la sera con un sandaletto un po' più particolare. Io sinceramente la sera li utilizzo tranquillamente, anche per un'uscita così serale con gli amici, per andare a prendere un caffè, un gelato, qualsiasi cosa. Questo è veramente, sono veramente abiti pratici. Da abbinare con, ripeto, con un sandalo magari più particolare, ma anche con una sneakers come volete, col tacco no, sinceramente. E niente, questo è uno, vedete, fa il laccettino sul décolleté e anche dei bottoncini. È stretto in vita, quindi ha l'elastico stretto in vita e poi scende bello lungo con gli spacchi laterali. In questa fantasia molto, molto jungle, così bianco, no, panna e nero, quindi molto fresco, molto così, anche da portare, che ne so, in vacanza, ragazze, in vacanza ve lo portate dietro, lo potete usare sia in spiaggia per un bel aperitivo, non so, per una cosa del genere, ma anche per uscire così a fare una passeggiata, ecco. L'altro invece è sempre lungo, sempre spacchi laterali ed è questa fantasia, sempre ritornando allo stile un po' boutique, un po' etnico, un po' così. È questa fantasia qui. Allora fa, diciamo che è diversa un po' la manica, fa una leggera manica qui, fa queste perline sulla scollatura e ha appunto questa fantasia molto estiva. La differenza è che questo ha comunque l'elastico in vita, però quello era un elastico fisso, invece questo qui lo potete non so cosa oggi. Lo potete stringere come volete voi. Quindi scende comunque lungo, vedete? Con gli spacchi molto fresco. Io li ho già provati, quindi comunque li ho lavati, quindi li ho già provati per vedere come mi stavano. E devo dire che sono veramente, veramente carini, non pensavo. Io ho detto li prendo, però magari se non mi piacciono li posso comunque cambiare la settimana seguente. Non è un problema, però comunque li ho provati, mi sono piaciuti tantissimo e quindi acquisto, 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 super perfetto. Ripeto, non ve l'ho detto in realtà, questi 8 euro l'uno. Quindi per 8 euro sono veramente comunque buoni, hanno una buona qualità, perché io da questo venditore, è lo stesso venditore del costume e della camicetta bianca, da questo venditore compro spesso perché porta sempre roba carina, vende comunque tanto e a poco prezzo. Ovviamente ci sono cose che magari sono bruttine, altre invece no, bisogna sempre scegliere, ragazze, ovviamente, avere buon gusto in tutto. Niente ragazze, questo è quello che ho acquistato. Ho fatto degli acquisti beauty makeup, però sto aspettando un pacco da un sito e quindi voglio farvi vedere tutto insieme, quindi farò un video a parte. Niente ragazze, spero che vi abbia dato qualche spunto. Fatemi sapere i vostri acquisti, fatemi sapere cosa vedete anche voi in giro, perché comunque è bello anche consigliarsi a vicenda. Niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!